Facciamo l'unboxing di questa telecamera. Quindi un bel po' di video porno qui. Festeggiamo! Un mio amico italiano, ciao. Ciao. E stiamo andando a comprare una nuova macchina. Fotocamera, sì, perché ieri l'ho buttata in un onsen, ma oggi già c'ho quella nuova. Siamo in un Lawson, perché non ci sono mai a casa, tra vicine passe. Ecco che arriva il mio pacco. Ecco qui che è arrivata finalmente. Va bene, sono sempre qua con Dani, il mio cameraman di oggi, perché non ho la fotocamera. Stiamo per andare al mio adorato Coffee Con, e stiamo per aprire il pacco con la nuova telecamera. Chi è emozionato? Io sì. Ecco qua, si apre la telecamera, un giapponese a caso. Dan 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 dan. Ecco qua che è arrivata la nuova telecamera, finalmente. Facciamo l'unboxing di questa telecamera. Ecco qua, l'apriamo. Bene, allora ci sono le istruzioni in varie lingue. No, tutte in giapponese. Tra l'altro sono già contento che sia arrivata una telecamera, perché conoscendo i miei precedenti, io volevo ordinare la telecamera, ho preso uno stabilizzatore l'ultima volta. Allora, guardate, sembra una confezione del natto. Guardate quanto è bella la nuova telecamera. Questa è resistente all'acqua, lo scopriremo alla mia prossima gita all'onsen. È una telecamera nera, c'ha lo schermo reversibile, molto reversibile perché... Ok, molto bene, ci hanno anche messo la canzone di Tornado di Sebastiano Serafini, un artista che stimo molto. Se non lo conoscete, andatelo a seguire su Instagram o scaricate la sua musica. Non c'è la batteria però, come? Devo comprarla a parte. Ah no, ecco qui. Come avete capito, io sono un grande intenditore. Tra l'altro mi invieranno una GoPro, non so dove, un sito che mi segue i miei video, e mi faccio poi fare la recensione. Io una recensione di una fotocamera, vabbè. Così si mette. Questo bisogna scartare. No. Ok, inseriamo. Inserita. On. Wow, è della Canon. Oddio, bisogna mettere la data di oggi. Guardate che figo il cellulare del nostro amico Dani. Sì, che c'ha su la nostra Kumiko. Oh, no, non è Kumiko. Sarà un video lunghissimo questo, ragazzi. Scusate, se non avete tempo di vedervi questo video, vedetevelo in double speed, ma vedetelo. Rondo, no, non è London. Vabbè, oh, vabbè, è settata su London. Pazienza, bene, facciamo la prima foto. Dovete sapere che nelle telecamere di oggi non sono più come quelle di una volta. Bisogna inserire la scheda SD che io ho preso. Spero di non averla persa, perché ci sono tutti i video dell'onsen qui dentro che non riesco più a eliminare. Quindi un bel po' di video porno qui. Allora, come si apre? Ecco qua, inserita. Bene, quindi questa sarà la nuova telecamera. Guardate le mie mani, come sono più belle in questa telecamera. Allora, vediamo. Vuoi assaggiare la torta Marco Togni? Festeggiamo. Guardate qua, festeggiamo. Madonna, guarda che qualità fantastica. È tutta un'altra cosa, è meglio. Come il nostro amico Dani mi ha detto che voleva vedere Kitakore, lo porta a vedere questo negozio. Tra l'altro, notizie. Prima questa cosa che c'era sopra qua rossa, prima era verde. Comunque adesso andiamola a vedere, andiamo a scoprire questo negozio. Spero che ci sia il mio amico oggi che lavora, che così possiamo fare il video. Siamo a Kitakore. Comunque guardate che bel negozio che abbiamo qui, che anche c'è la maschera a forma di palla da basket. Qua devo dire che un sacco di cose le ho usate per dei music video vari, quindi è veramente un negozio che se siete a Koenji vi straconsiglio di vedere. Questa borsa c'è qua da quando sono arrivato la prima volta, quindi c'è almeno da 5 anni. Se qualcuno la compra, vabbè, almeno c'è un pezzo d'epoca. C'è una vecchina che viene sempre qui, che la chiamano Ikuraoba-chan, perché ogni volta che viene qua chiede Ikura, Ikura, Ikura. Quindi chiede ogni volta quanto costa, quanto costa. No, ma c'ha tipo 90 anni e ogni volta c'ha i commenti divertenti per ridere. Bene, adesso andiamo a fare whitening ai denti. Ci vediamo dopo. Ciao. Bene, ed ecco qui la ricevuta. È costato un po' meno di 13.000 yen, quindi un 110 euro così. Però i denti mi sono diventati bianchissimi e me l'hanno fatto per ben 3 volte, quindi veramente ve lo consiglio se vi va. Adesso faccio un salto in palestra, che devo fare, non ho tanto da fare oggi, devo fare un centinaio di trazioni alla sbarra e poi me ne vado a cena questa sera con una mia amica che ci conosciamo da una vita, da quando io facevo Visual K, tedesca, che si chiama Joanna, quindi non vedo l'ora anche di incontrarmi con lei. Chissà cosa andremo a mangiare. Si va nella location di Koenji, come sapete la posso usare ovunque voglio. Bene, quindi ci sentiamo dopo. Vabbè, e per festeggiare andiamo a questa Matsuri che c'è proprio qua nella casa provvisoria davanti. Andiamo a vedere com'è. Vabbè,
è estate, non si cammina, è un caldo pazzesco, però andiamo a questa Mazzoli. Tra l'altro sono tutte vestite con lo yukata, le bambine, un po' tutti. Sento già il rullo di tamburi. Comunque sono anche oggi con Edoardo che ci saluta. Ciao! La gnocca di bambù che suona il tamburo. Oh, c'è anche un po' di Studio Ghibli. Queste qua penso che siano cose dell'usato. Guardate quante cose buone che c'hanno qui. Qua ti danno anche la birra, se volete. Prendiamo un kakigori, ti offro un kakigori. Adesso vedete chi ti fa il kakigori. Questa specialità che sono andato anche a mangiare a Kawagoe, che sarebbe la granita giapponese. Sì, lui lo fa al gusto di mango, ci mette su un po' di robe. Tra l'altro io ho l'appartamento provvisorio qua dietro per una settimana, perché ancora non vi ho raccontato la storia della vicina, però ne sono successe di tutti i colori. Vedo che sono super divertita la gnocca di bambù di oggi. Thank you. Hi, thank you. Thank you very much. Ok, bye bye. Ciao, l'assaggerà Edoardo per voi. Com'è? Buono. Ci vendono anche lo zucchero filato. La pizza. Che carino. Anche se non vi piace il mio canale, dovete mettere il like solo per questa bambina che è troppo carina. Wow, quanti pesci! Le conchiglie! Buonissimo! Vi piace il mio nuovo cappello? Quante cose colorate! Una piscina di cose colorate! Vabbè, è arrivato finalmente la carne di cavallo, ragazzi. Guardate che aspetto meraviglioso. Vabbè, è ora di cena. Mamma mia, questa telecamera è mille volte meglio. Ok, io non posso mangiare la carne rossa perché ho fatto whitening e ho appena sbiancato i denti, quindi niente. Comunque mi arriverà la mia sobetta che potrò mangiare senza la salsa di soia, ma fa lo stesso. Mamma mia, guardate che bella questa soba. Devo dire che con questa nuova fotocamera tutto sembra più buono. Cosa ne dite? Questo qua è il wasabi, la vera forma del wasabi. Che ne dite? Ha un profumo, ragazzi, è costato anche 100 yen in più, ma sapete, io che posso permetterlo, che butto le fotocamere nell'once e me lo posso permettere. Guardate, ecco qua il wasabi appena fatto, che tra l'altro non è piccante se lo mangiate così, cioè non ha quel sapore del, infatti lo posso mangiare così senza problemi. Mmm, che buono. Vabbè, io mi gusto questa soba. Buonanotte, vi lascio una canzone a fine video, gustatevela e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio da Seba. Ciao ciao ciao, grazie mille tantissimo. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posto un sacco di cose interessanti. Thank you.
差し込んでゆく方この道